Ciao ragazzi, sono Samuele Aperti, fotografo e regista. Per chi mi segue sa già che il mio stile preferito di ripresa è a mano libera. Quindi oggi andremo a riggare la Z8 con il Small Rig Cage, appunto per la Z8, in modo da avere una presa migliore per poterla utilizzare a mano libera. Qui sotto al cage abbiamo la sua chiavetta per andare a stringere la vite che ferma la camera. Ok, andiamo a stringere la vite sottostante. Ok, la camera è dritta. Come potete vedere, qua rimane lo spazio per poter cambiare la batteria. Controlliamo che sia stretto a sufficienza. Perfetto. Possiamo riporre la sua chiavettina qua, così quando ci serve è pronta all'uso. Poi top handle, sempre dello stesso cage, perciò va a inserirsi su questa vite. Abbiamo anche i pin di sicurezza, in modo che una volta che è inserito all'interno non twista. Qui lateralmente abbiamo anche la chiave della Small Rig per andare a stringere maggiormente il top handle. Vediamo com'è. Così, voilà. Io ho acquistato separatamente dallo Small Rig il supporto per il monitor, che andrò a inserire qua, perché mi piace avere una linea pulita. Questo qui poi sarà da regolare, da stringere. Possiamo farlo anche adesso. Vediamo se si può regolare con la stessa, forse sì, esatto. Andiamo a stringere maggiormente questi viti, se riesco a incastrare. Allora, così entrava, ma sembra una stringa. Ah, giusto, perché sto stringendo quelle sbagliate, bisogna stringere queste qua. Perciò si deve fare questo e lui si va a serrare. Esatto. Ok, dopodiché io utilizzo sempre da Small Rig questa base, in modo che possa attaccarci il mio follow focus qua e il mio V-mount plate, in modo che con una batteria posso alimentare il monitor e la camera. Avevo dimenticato la vite per fissare la base al cage per la Z8. Ok. Poi dopo andiamo a serrare, anzi, adesso. Bisogna fare un lavoro un po' certosino, bisogna metterla dritta perché non è il suo... non è la sua base. Se fosse stata la sua base, probabilmente che comprerò a breve, si andrebbe a inserire senza tutta questa sofferenza. Andiamo a fare la lunghezza dei tubi come ci servono, dei rod, 1 e 2, e qua dietro inserisco il mio plate per la batteria V-mount. L'ho lasciato un po' staccato, in questo modo posso alzare lo schermo. Se non è sufficiente, si allenta qua e anche dall'altra parte per tirare un po' indietro il tutto. Dopodiché io monto il follow focus. Io di solito lo tengo a sinistra. Lo tengo a sinistra perché uso tre punti di contatto, perciò ho una mano sull'impugnatura, con il battery plate mi appoggio al petto e con l'altra mano fuocheggio se c'è bisogno. Andiamo a mettere la lente. Adesso qui ho un ring, ma penso sia piccolino per questa lente qua. Mm,
decisamente piccolino. Quindi niente. Adesso ci manca il monitor. Io utilizzo il Blackmagic 4K perché ho questo. È molto buono, restituisce dei buoni colori, ma devo dire non è così luminoso. Quindi in occasioni di tanta luce non è quello più indicato. Ci sono monitor più luminosi. E voilà. Bisogna stringerlo ancora. Andiamo a stringere ulteriormente. Queste viti. Bisogna trovare la giusta via perché non voglio neanche averle troppo strette, perché dopo non riesco a muoverlo. Così sono belli saldi. Per ultimo, la batteria V-mount. Così con una batteria alimentiamo sia camera che monitor. Abbiamo tre cavi HDMI, D-Tap alimentazione per il monitor e USB-C per caricare la macchina. Andiamo a fare il cablaggio. Allora, USB, c'è una porta USB se non sbaglio qui. Poi dobbiamo cercare di posizionare i cavi in maniera intelligente. Qui c'è l'entrata USB, D-Tap per il monitor. Questo monitor si alimenta da qua. Dopodiché io farei fare un giro qui davanti, lo faccio tornare sotto e lo collego qui. Ok, e HDMI in, perciò questo qui in alto. Anche questo bisogna cercare di fargli fare un giro che, in modo che i cavi non diano fastidio. Perciò una cosa ordinata. Voilà. E voilà. Non abbiamo messo però, ho dimenticato di mettere il cable management. Perciò rimontiamoli col cable holder. Adesso sconnetto l'HDMI e il USB-C. Questi si possono allentare e fanno sì che abbiamo lo spazio. Si sposta la gomma, il rubber. Ok, una volta che sono inseriti andiamo a serrare questa qua sotto e anche tutte le altre, chiaramente spingendo la piastrina verso il cavo senza forzare. Volendo si possono mettere degli strap di velcro in modo che i cavi non vadano in giro troppo. Però in questo modo abbiamo una bella impugnatura e tre punti di contatto. In questo modo perché tre punti di contatto, perché ho una mano qua nell'impugnatura della camera, una mano sul follow focus, anche se non mi serve, però è un modo per tenerlo su anche se non uso il fuoco manuale, per chi non usa il fuoco manuale. E il terzo punto di contatto è il petto. Appoggio la batteria al petto, in questo modo ho tre punti di contatto e sono molto più stabile. Abbiamo appesantito la camera, però abbiamo meno vibrazioni e una maneggevolezza più compatta
anche se più pesante. Così è come piace filmare a me. Non so proprio come chiamerò questo video, però ci tenevo in particolar modo mostrarvi come utilizzo la Z8 e come mi piace riggarla. Spero sia utile e spero anche di vedervi presto in un altro video.